Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio proporre una chiacchierata che io e Rosario, mio carissimo amico e collega di Milano, abbiamo fatto intorno allo yoga. Questa chiacchierata l'abbiamo fatta nel suo canale, nel suo progetto Air Team, in cui vi lascio in descrizione un po' tutti i link. Rosario è un personal trainer del gruppo Virgin, è un ambasciatore Adidas, è ambasciatore anche per Enervit e Polar e è un coach di CrossFit. Ha iniziato a incuriosirsi del mondo dello yoga, ha iniziato a provare a muoversi all'interno di questo mondo, è venuto a fare un mio corso di Yoga Wall e subito siamo entrati in sintonia. In questo periodo di quarantena ci siamo sentiti spesso e volevamo creare qualcosa assieme. Appunto, abbiamo deciso di creare questa chiacchierata intorno al mondo dello yoga, in cui cerchiamo di far conoscere alle persone questo strano mondo così variegato. In questa chiacchierata toccheremo svariati punti, tra cui quello che cos'è e a cosa serve lo yoga, almeno per quella che è la mia visione. E andremo a parlare di meditazione, anche qua che cosa si intende per meditazione, chi è che sta meditando. Parleremo di respirazione, perché nello yoga è così importante la respirazione. E parleremo del problema degli stili dello yoga, che cos'è, che stile devo scegliere, eccetera. E parleremo soprattutto del connubio che esiste fra lo yoga e il mondo dello sport, del rapporto che c'è fra lo yoga e il mondo dello sport. Se vi ho incuriosito, vi lascio a questa mezz'oretta di chiacchierata e noi ci vediamo dopo. Allora, intanto, prima di partire, vorrei fare una breve introduzione spiegando a quelli che mi seguono, soprattutto, perché i tuoi lo sanno già, chi sei e quello che fai. Conosco Nick da 2 anni a questa parte, più o meno? Sì, circa. Perché è stato un mio formatore per un corso che si chiama Yoga Wall. Altro non è che un corso di mobilità intenso che ti prepara poi a svolgere delle posizioni di yoga. Dal momento in cui ho partecipato a questo corso di formazione, ho riscoperto un nuovo modo di approcciarsi alla mobilità, allo yoga. Io ero uno di quelli che vedeva lo yoga come un qualcosa di esoterico, un qualcosa di non vero, di non reale e di poco anatomico, no? In quel periodo lì io stavo studiando all'università, quindi a volte ho visto un po' di roba e mi sembrava tutto un po' così messo lì a caso. Poi invece, da quando ho fatto la tua formazione, mi sono reso conto che proprio così non è. Ci sei, Nick? Ecco. Ah, bene, bene. E niente, dicevo questo, che effettivamente poi se ci si rende conto di quello che è realmente lo yoga, questa visione poi ti fa rendere conto che non è così poi esoterico, ma che c'è della realtà e della sua vita. Anzi, ti dirò, il problema grosso è che la gente svolazza, è sempre qua su, ma lo yoga si basa per la prima cosa sulla percezione della realtà. Cioè il problema grosso dello yoga è il rapporto che tu hai col reale e ti dice, visto che la cosa più facile e reale che hai sono le tue percezioni corporee, le devi esaltare prima di tutto, all'inizio. Cioè il rapporto che tu hai col corpo. Percepire tensioni, percepire la forza, percepire dove c'è allungamento rispetto a contrazione, cose in realtà che sembrano banali, ma che banali non sono, anzi sono molto difficili percepire e soprattutto capire quando qualcosa ti porta a farti male e invece qualcosa che ti porta a stare meglio. Certo, quindi, sì. La percezione del reale. Esatto. Invece dal punto di vista degli studi, so che sei laureato in scienze motorie, vogliamo fare anche un'introduzione su questo? Perché secondo me è molto importante che... secondo me questo tuo approccio anatomico, funzionale, sì, dato al fatto che comunque dietro c'è un po' di studio. Io ho uno studio molto particolare, un mondo un po' strano qui alle spalle, perché io nasco come chimico. Io ho un dottorato di ricerca in chimica che sfrutto moltissimo nello yoga, soprattutto per la ricerca, e poi dopo ho mollato la ricerca in ambito accademico, in università come chimico, e mi sono dato al mondo dello yoga. Ho preso una laurea in scienze motorie perché era necessario averla per poter parlare con i miei colleghi, e quindi è caduto.
ci sei. Ciao. E quindi ho preso questa laurea in scienze motorie. E da sempre il mio, diciamo, approccio allo yoga è scienza da una parte, soprattutto linguaggio occidentale e yoga. Perché molto spesso noi travisiamo i messaggi che ci sono nei testi dello yoga perché non sono del nostro background culturale. Tutto lì. Dobbiamo ritradurli nel nostro background culturale, che è quello scientifico. Certo, certo, sono assolutamente d'accordo. Ci vuoi spiegare un pochino che cos'è lo yoga in generale e i diversi tipi di yoga, no? Come, perché noi sappiamo che ci sono vari tipi di yoga, lo yoga non è tutto uguale, poi c'è gente che si schiera a favore di uno stile piuttosto che a favore di un altro. Nascono le mode. Vuoi un attimo sincerarci questo? Allora, intanto definire lo yoga è veramente complicato, nel senso che nel momento in cui lo definisci, lo cristallizzi, lo limiti, ma come ti dicevo, visto che lo yoga ha a che fare con la realtà, definire la realtà è difficile. Io ti posso dire, per come approccio io lo yoga, che lo yoga è una terapia. Nasce nell'ambito terapeutico. C'è stato un mio maestro di yoga che diceva: lo scopo dello yoga è smettere di fare yoga. Perché vuol dire che sei guarito. Comunque, è una terapia che lavora su tanti livelli. Un livello di tipo fisico, ok? Un livello di tipo respiratorio, emozionale, sensoriale, psichico e spirituale. Cioè, lo spirituale è l'ultimo. Esatto. Cioè, prima di arrivare lassù, non dico che devi aver passato tutti gli altri, ma è inutile che tu voglia andare sull'Everest quando ancora fai fatica a fare il cavalcavia a piedi. Cioè, iniziamo dalla roba più semplice, che sono le percezioni del nostro corpo, le percezioni fisiche. Conoscenza del proprio corpo. Appunto. E se c'è una terapia è perché noi siamo, passami il termine, non benissimo, ammalati. Questa malattia in realtà è l'errata percezione. È quello che dicevo prima, noi non abbiamo una percezione corretta del mondo, dell'altro, di noi stessi. Lo yoga ti dà gli strumenti per avere questa corretta percezione. E qual è questo strumento? È la meditazione. Parolona, di cui tutti un po' si riempiono la bocca, da quelli che fanno yoga, ma se tu chiedi alla gente cosa significa meditare, la gente dice, ti metti lì con gli occhi chiusi, respiri, sorridi e stai bene. No. La parola meditazione, un mio maestro l'ha tradotta in un modo, secondo me, giustissimo, come mettere in relazione. Cioè, io medito, quindi metto in relazione due cose. Io e il mio corpo, io e il mio respiro, io e il mio rapporto con gli altri, io e il mio rapporto col mondo. Ok? Quindi sono sempre tanti livelli. Prima di mettermi in rapporto col mondo o con l'altro, inizia a metterti in rapporto con te stesso. Perché se tu non sei, diciamo, centrato, fidati che non capisci nulla di tutto quello che ti circonda. Quindi la percezione intanto di noi, del nostro corpo fisico, del respiro, della sensazione, della parte sensoriale, eccetera. Visto che stiamo parlando adesso di meditazione, no? Mi viene adesso in mente una domanda. Mm-hmm. Come possiamo arrivare effettivamente a meditare? Io mi rendo conto che è veramente difficile, ci sto provando da un po', ma dopo 3-4 minuti inizio a pensare, la mente inizia ad andare altrove. Guarda, è un percorso difficile. No, è facile. Guarda, meditare è semplice. E tu sei una delle persone che medita di più. In palestra, quando sollevi i carichi, una volta... Sì, sì, cioè, nel senso che mentre tu sei sotto un bilanciere, mentre tu stai facendo un WOD, cioè, tu stai pensando agli affari tuoi o sei nello stato presente? Non stai pensando agli affari tuoi, stai intanto pensando a sopravvivere, che già è qualcosa. Significa sostanzialmente spostarti da tutti i pensieri che ci sono nel subconscio e concentrarti nel presente. Significa fermare la mente, significa che tu hai il possesso della mente e la mandi dove vuoi tu. Ora, sicuramente la meditazione che si può fare con WOD non è la meditazione che puoi fare attraverso gli esercizi dello yoga, gli esercizi intesi proprio esercizi fisici. C'è un motivo per cui lo yoga
predilige gli allungamenti, c'è un motivo per cui predilige certi tipi di dinamiche, certi tipi di esercizi. Però, ripeto, quando io ho 250 kg di stacco da fare, no, di stacco un po' tanto, di squat, anche di squat sono tanti, fidati, sei lì con la mente. Diciamo che c'è un problemi legati, se dobbiamo mettere in ambito scientifico, ai neurotrasmettitori che utilizzi, però intanto la tua mente è ferma ed è già un successo, ok? Quindi quando mi dicono, ah, ma tu non fai uno yoga meditativo, fai uno yoga fisico, io non ho voglia di discutere, quindi dico, sì, ma vuol dire che sta gente non ha capito niente. Assolutamente, assolutamente, è vero. Io ho provato le due classi, continuo a provarle e mi rendo conto che è uno yoga che non ti fa pensare perché sei concentrato su quella posizione lì, perché ci muori per secondi, e quindi sono d'accordo con tutto quello che stai dicendo. L'effetto che tu ottieni dalle posizioni è uno, gli effetti sul tuo corpo, sulla tua mente, che ottieni attraverso le tecniche respiratorie sono 10. Le tecniche che, per esempio, sfruttano anche tutto l'impianto sensoriale, anche questi sono elevatissimi, però intanto bisogna conoscere le tecniche respiratorie, non è mi metto lì e respiro, ci sono le tecniche che servono per bloccare la mente e per dare uno stato di benessere, quindi non è che si ci improvvisa a respirare. E lì bisogna imparare. Sì, sì. Ok, quindi ritornando un attimino al discorso dei vari tipi di yoga in relazione all'età, vogliamo un attimino definirle? Perché anche dal mio punto di vista c'è tanta confusione, credo che ci sia confusione anche in chi ci stia guardando. Allora, in India ogni guru ha fondato la sua scuola, ok? Lo yoga si fa così, due punti, e ovviamente circoscrivere lo yoga è sempre cristallizzarlo. Io scelgo una cosa, ma non scelgo l'altro. Io, nel mio blog, quello su cui scrivo insieme a una mia collega, si chiama proprio Rialet Yoga No Style. Proprio perché io cerco di prendere da tutti gli stili quello che mi serve per quella determinata persona. Io cerco di lavorare in modo soprattutto individuale, proprio perché è una terapia. Quello che hai bisogno tu non è quello che ha bisogno qualcun altro. Comunque, c'è chi fa Ashtanga, c'è chi fa Nusara, c'è chi fa Iyengar, cioè tutte queste scuole danno importanza a uno degli aspetti. Chi fa Ashtanga dà aspetto al Vinyasa, cioè alla parte dinamica. Chi fa Iyengar usa gli attrezzi, ok? Io faccio Parinama Yoga, utilizzo gli attrezzi e il compagno, per esempio, che mi servono per determinate cose. Ma ovviamente, se ho un ragazzo di 20 anni, ho un signore di 55-60, ho una signora di 70, al signore di 70 difficilmente la posso far saltare. Ma questo non vuol dire che non può fare yoga. Certo, certo, certo. Bisogna sempre misurare tutto e capire qual è la strada per quella persona. La medicina per il malato giusta. Sì. Ok, ok. Parlando adesso, affrontando lo yoga più con un aspetto anatomico e funzionale, no? Sì. Sappiamo che lo yoga aumenta la flessibilità, la mobilità, eccetera. Quanto secondo te può essere importante per chi fa altri sport, per chi fa crossfit, per chi fa sport di forza? Quanto può essere importante secondo te questo aspetto che, dal mio punto di vista, maggiore il livello, minore è la consapevolezza dello stretching e della mobilità. Ho avuto la possibilità di giocare con ragazzi di Serie B a calcio e lo stretching si faceva fino all'allenamento, ma tipo roba da 5-10 minuti. Sì. Adesso che si abbassa il livello mi rendo conto che invece nelle palestre la gente sta iniziando ad avere un approccio diverso. Secondo te quanto è importante in un atleta, in uno sportivo, l'approccio allo yoga? È fondamentale. È fondamentale anche perché io non mi occupo solo di yoga, diciamo, mi occupo di postura in generale. Seguo un grandissimo maestro di postura, professore di postura, che è Vincenzo Canali, e devo dire che ho fatto molto più yoga, chiamiamolo così, molto più yoga durante le sue lezioni di postura che in tante classi di yoga. Proprio perché la cosa fondamentale è la percezione del corpo.
Ora, io ho lavorato con CrossFitter tantissimo, lavoro anche in un box di CrossFit. Ho avuto per 3 anni un calciatore che si è infortunato moltissimo, doveva finire in Serie B, insomma. E lui ha detto, Nicola, io ho smesso di fare il riscaldamento che mi facevano fare e facevo yoga. Perché se facevo il riscaldamento che mi facevano fare loro, 3 minuti avevo una pubalgia che non riuscivo più a camminare, facevo quello che mi fai fare tu, io scendevo in campo, andavo a prendere dei palloni che erano impensabili andare a recuperare quei palloni. La mobilità e la forza devono andare insieme. Immagina, per dirlo in modo grezzo, un calciatore che ha la mobilità di un danzatore, che palloni riesce ad andare a recuperare. Poi certo, ovviamente il calciatore fa il calciatore, il danzatore fa il danzatore, per dire. Oppure nel bodybuilding. Anche da un punto di vista, secondo me, di prevenzione di infortuni. Cioè, se hai un range articolare importante, quando fai uno squat riesci a caricare il muscolo e non il ginocchio, piuttosto che la caviglia, o compensare con la colonna. Ad esempio, io avevo anche dei bodybuilder, due bodybuilder che hanno iniziato a venirmi a lezione e poi pian pianino fanno quello che possono, perché l'ingombro è una cosa da tenere in considerazione, l'ingombro proprio del muscolo, e loro si lamentavano che, per esempio, il petto non gli cresceva, cioè aveva un braccio così, spalla così, un pettorale così. E io gli dicevo, Tatone, in modo molto bonario, il petto non ti cresce perché non lo usi, perché non riesci mai a portarlo in allungamento durante. Quindi, con dei blandi allungamenti che si fanno di yoga, aperture pettorali, eccetera, hanno visto migliorare il loro pettorale, per esempio, certo, perché finalmente hanno iniziato a usarlo, perché se tu non l'allunghi, non lo puoi neanche contrarre. Questo è proprio in modo molto banale. Ti aiuta anche in termini ipertrofici, un range articolare adeguato. Sì. Oltre che in termini di forza, se tu riesci ad avere una spinta col centro del piede quando fai uno squat e non proiettata sulle punte, di sicuro riesci a esprimere una forza maggiore, quindi anche dal punto di vista della performance, della prestazione, oltre che, come abbiamo visto, dal punto di vista ipertrofico, è fondamentale. Sì, sì. E per queste persone qua, no, che si allenano comunque 5 volte a settimana, 4 volte a settimana, chi tutte le settimane, quale potrebbe essere il volume ideale o comunque adeguato, considerando il fatto che loro sono degli atleti, quindi devono svolgere anche altri tipi di lavoro? Quanto potrebbe essere il volume ottimale di allenamenti settimanali, secondo te, più o meno? Soggettivo, però. Sei sparito? Ci sei? Ok, eri sparito un attimo. Io consiglio a queste persone sempre di prendere un'oretta a settimana, 2 orette a settimana. Poi, ovviamente, il mio, chiamiamolo allenamento di yoga, perché è un vero e proprio allenamento. Io devo condizionare il corpo per arrivare a fare determinate posture che mi servono per altro, ok? A un calciatore non gli chiederò mai di mettersi a fare delle spaccate al muro, ok? Però acquisire un certo grado di mobilità e di elasticità sicuramente gli allontana l'infortunio e ne migliora la performance. Quindi uno o due volte, stessa cosa, un crossfitter, che ha tutta la parte poi di ginnastica del crossfitter. Cioè, io ho fatto due settimane fa la propedeutica di verticale sulla testa, che poi è la stessa degli HSPU, per dire, cioè, e sono approcci diversi, ed era bello vedere come questa gente... Certo. Poi per arrivare a fare un handstand push-up devi fare una verticale a tre appoggi. Diciamo che anche lo yoga e la mobilità possono aiutare da questo punto di vista. Un'altra cosa volevo chiederti, che secondo me in questo periodo può aiutare tutti. So che, come dicevi prima, la respirazione va studiata, ci sono vari tipi di respirazione e bisogna impararla. Una respirazione che consigli in questo momento a chi vuole un attimino rilassarsi, quindi attivare il sistema parasimpatico e scaricare un attimo la spina, magari in questi momenti di meditazione? Allora, la respirazione. Ci sono due respirazioni fondamentali nello yoga. Allora, intanto, la respirazione nello yoga si chiama pranayama. Anche qua, togliendo tutti gli esoterismi, il risveglio dell'energia vitale, cioè, no. Pranayama, come traduzione letterale, è allungamento
espansione del respiro. Cioè la respirazione dello yoga deve mirare ad allungare l'atto respiratorio. Quindi se io respiro, il mio respiro dura 1-2 secondi, 3 secondi, top. La respirazione dello yoga deve mirare ad allungare il respiro e pian pianino scopri che il tuo respiro arriva a essere un respiro al minuto anche. Quindi ci sono tecniche, che la principale si chiama Ujjayi, che avviene attraverso l'occlusione, la parziale occlusione della gola, e ti serve per frenare il flusso dell'aria e quindi metterlo sotto la tua volontà, sotto il tuo controllo. È quello che dicevamo prima, cioè lo yoga ha a che fare con la realtà, con la percezione e quindi con la tua volontà prima di tutto, poi dopo la togli. Quindi si occlude leggermente la gola. Tu immagina di appannare un vetro. Quello che fai è rallenti l'aria per scaldarla. Non lo fai con la bocca aperta, la fai col naso. Ok? E controllando il respiro, lo allunghi in fase inspiratoria, apnea, espiro, apnea. Ok? Non deve mai diventare fastidioso, e scopri che portando avanti questo all'inizio magari ti fissi su un respiro quadrato, 3 secondi, 3 secondi, 3 secondi, 3 secondi, quando è comodo diventa di 4, poi di 5, di 6, certo. Si arriva a fare anche respiri 12, 12, 12, 12, 12. Esatto. Comunque, rallentare. Già per attivare un attimino il sistema parasimpatico e per rilassarsi, un consiglio potrebbe essere quello di allungare il respiro. Sostanzialmente. Sì, assolutamente. Ma non è solo rilassarsi, è anche attivare. Se tu fai questa respirazione e la forzi nella sua fase espiratoria e tu non hai una mente pronta, 3 respiri ti addormenti. Ma sul serio. Se questa respirazione la spingi in fase inspiratoria, ti svegli, ma proprio ti senti più attivo e più carico. C'è un'attivazione diversa del sistema nervoso proprio. Ottimo. Poi tra l'altro io sono uno di quelli che fa le tue classi sul tuo canale YouTube Yoga Clinic, e ho sentito in una delle tue lezioni che farai un video sulla respirazione, sì, di cui parlavi prima, no? Sì. Per cercherò di... è abbastanza complesso, nel senso che ci sono alcune persone che la prendono su subito, altre persone che ci stai 2 o 3 giorni non riescono a prenderla perché c'è proprio un blocco anche mentale, perché quando vai a agire sulla respirazione agisci in maniera profonda sulla tua mente, anche paura di finire senza aria, quindi si scatenano proprio dei meccanismi inconsci di difficile gestione a volte. Ok, quindi anche lì avremo la possibilità, insomma, di capirne di più attraverso questi video che metterai sul tuo canale, che volevo tra l'altro pubblicizzare perché mi sto veramente trovando bene, lo sto facendo con tutti i miei clienti e credo che sia di qualità, un qualcosa di fatto con testa. Poi un'altra cosa che dovrebbe essere scontata, ma purtroppo non è così, è che a me piace il tuo modo di lavorare perché ti prepari tutte le lezioni con i vari schemini e poi prima di arrivare a una posizione fai tutte le varie propedeutiche. Questo credo che sia molto importante, è un lavoro appunto che merita. Io ho avuto la fortuna di avere 2 grandi insegnanti di yoga da questo punto di vista. Il mio maestro di Modena, il nostro esame di yoga sono 3 anni di anatomia. Il libro di anatomia che noi usiamo è lo stesso che io ho usato a scienze motorie, è lo stesso. E la mia preparazione su tutto il sistema muscolare era addirittura migliore di quella che ho fatto all'università, per dire, su quanto era preciso e puntuale. Il mio maestro di Bologna, sotto altri aspetti, visto che lavoriamo ancora di più all'estremo perché gli strumenti ti portano alla posizione ancora di più all'estremo, poi hai provato il wall, cioè esci e sei certo. Piegato ancora di più quando si usano gli strumenti, devi sapere cosa succede, cosa potrà succedere se senti dolore, perché lo senti e come andarlo a mettere a posto. Quindi la conoscenza anatomica è veramente fondamentale, se no uccidi le persone, cioè se no gli fai davvero del male.
Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Vediamo di rispondere adesso alla domanda di Spartan D, di Ale. Per migliorare la respirazione negli sport di endurance, ha senso fare quel tipo di lavoro di respirazione o c'è qualcosa di più specifico? Allora, su questo in realtà ci sto ancora un po' studiando, nel senso che la respirazione Ujjayi, quella che stavo spiegando prima, permette, a parte il lavoro sul sistema nervoso, permette il lavoro di espansione della gabbia toracica. Ok, molto spesso io mi trovo della gente che non è più in grado di espandere la gabbia toracica. Quindi fa, io faccio il respiro diaframmatico di pancia. Ci sarebbero un po' di cose da chiarire. Il respiro, per fortuna, è il diaframma che lo fa, quindi il respiro diaframmatico vuol dire abbastanza poco. Respirare con la pancia, respirare con le costa, ecco, questo invece ha più senso. Sicuramente, io ne sono convinto, cioè, il lavoro di endurance te lo devi fare tu, cioè, non è che... Se però sono convinto che a nuotare, a correre, un triathlon fondamentalmente può aiutare, nel senso che minori sono le resistenze, certo, proprio alla parte osteoarticolare muscolare, più facile è incamerare aria e da lì è più facile lo scambio gassoso. L'altro credo per cui è facile è che la parte alta del polmone è la parte ventilatoria, la parte bassa è la parte perfusiva, noi usiamo sempre la parte alta, quindi questo tipo di respirazione ti permette poi, è più facile che ti permette il recupero. Certo, sì, recupero. Se hai meno contratto, accumuli meno lattato, riesci sì, a essere, anche per un discorso di attivazione del sistema nervoso, se tu sì, riesci a stare un po' più rilassato, a far prevalere il sistema nervoso parasimpatico su quello simpatico, accumuli meno lattato, se hai meno contratto, di conseguenza le performance di endurance possono essere maggiori, no? Ma anche proprio sul recupero, il fatto che tu riesca a avere uno scambio di ossigeno migliore, perché sì, la parte perfusiva sicuramente sul recupero ti aiuta. Quindi anche quello va allenato. Io adesso, sì, recentemente ho fatto un corso con un tizio molto bravo, Robo Zada, un tizio americano bravo, e lui parlava appunto di questo, che se tu impari a respirare bene, sei meno contratto, hai una maggiore ossigenazione a livello dei tessuti, a livello del tessuto muscolare, quindi dure di più. Anche lì quello però deve essere allenato negli allenamenti, cioè non è una cosa che ti viene dal nulla, dici adesso respiro in un modo, ci vuole pratica, pratica, pratica. Poi, cioè, non voglio essere... io facevo triathlon. Cioè, non ho mai fatto una gara, mi allenavo con i triatleti, sono proprio scemo. Le cose che mi ricordo, non è quei 50 grammi di scarpe in meno che ti fanno correre di più. Ecco, non, cioè, sicuramente non è che questo tipo di respirazione ti fa correre di più. Però è quella goccia, una certo, da tante altre gocce, che ti può aiutare. L'altra cosa molto importante è, a livello muscolare della respirazione, la meccanica respiratoria. Nel senso che molto spesso noi abbiamo una meccanica errata, in cui i respiratori secondari, sternocleidomastoideo, scaleni, vengono usati anche solo per un 5% in più, non so i valori precisi, comunque anche un loro utilizzo maggiore rispetto al diaframma, rispetto agli intercostali, caricano per esempio la parte alta e quindi il trapezio, e quindi è tutta tensione muscolare, tutte risorse nervose, tutte le risorse metaboliche che tu spendi e che puoi mettere da un'altra parte. Quindi sicuramente c'è anche quella parte da tenere in considerazione. Esatto, dovrebbe essere un altro fattore che ti aiuta a aumentare la tua performance. Sì. Quindi, siamo in diretta da una mezz'oretta. Quindi adesso cerchiamo di trarre un attimo le conclusioni, perché come ti dicevo volevo salvarla su YouTube, che secondo me questa diretta può essere utile a molte persone. Volevo pubblicizzare ancora una volta la tua pagina, che è quella di Yoga Clinic, e invito a tutti coloro che hanno visto questa diretta di provare un attimino una sua lezione per capire effettivamente, magari di esplorare un altro tipo di yoga che magari potrebbe essere fino ad oggi sconosciuto a molti. Io, Rosario, io ti ringrazio, sempre gentilissimo. Io mi piace avere questo genere di persone che sanno appunto interfacciarsi con discipline diverse e soprattutto non partono con dei preconcetti o pregiudizi, provano.
e quindi mi piace sempre veramente poter lavorare con te, quindi speriamo anche in futuro, anche dal vivo. Esatto, esatto, assolutamente, quando tutto finirà organizzeremo qualcosa. Va bene, dai, allora saluto a tutti, saluto anche te, buona cena e ci vediamo presto. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Spero che il video e la chiacchierata vi siano piaciuti, che abbiate trovato stimoli e nuovi punti di vista e magari per chi non ha mai seguito yoga anche qualche idea e qualche curiosità per andare a provarlo. E vi ripeto che il link, vi lascio in descrizione tutti i link relativi al progetto di Rosario e andateli a guardare perché è davvero una persona interessante con tantissime idee. E se questo video vi è piaciuto, se questa idea, questo progetto vi piace, vi invito a mettere un pollice in su, a condividerlo, ad attivare tutte le notifiche e ovviamente iscrivervi al mio canale. Ci vediamo presto e alla prossima. Ciao a tutti!